Bentornati su canale di Access00, bentornati in un episodio di New Super Luigi U. Siamo su Nintendo Wii U, siamo al castello sparatutto di Larry, ma l'avevamo già fatto, perciò possiamo tranquillamente proseguire, dare avanti. Certo, potevo andare alla casetta dei potenziamenti prima di proseguire da questa parte. Vai, dettagli, l'importante è che stiamo andando avanti e adesso ci sarà quella specie di boss fight intermedia. Ve la ricordate che in New Super Mario Bros. U mi aveva fregato, mi aveva preso alla sprovvista e avevo fatto diventare il video molto più lungo del previsto. Comunque, giungla cassata, guardate lì in basso a sinistra, c'è Luigi, c'era il faccione di Luigi, bellissimo. Oh, ma se io gli cado direttamente in testa, poi bel potenziamento, ottimo, era non utile. Che è questo? No! Pensavo di rimbalzarci. Cos'è questa? Cos'è quella cosa? Io la devo sapere. Si possono fare. No, questa è cattiveria. Questa si chiama cattiveria immane. Allora, no. Pensavo me lo tirasse diritto, non in alto. Dannazione, è per quello che ho saltato. Ho detto mi arriverà di fronte, no? E invece no, è arrivato alto, maledetto. Come si chiama? Gelo Bros questo? No, perché... quelli normali si chiamano Fuoco Bros, no? Ma questo spara gelo, quindi che sarà mai? Che c'è? C'è roba, no? Ci ho provato. Ho detto magari c'era roba nascosta, invece non c'è niente. Perfetto. Io volevo vedere un attimo. A parte, volevo provare a... Ah! Togliere di mezzo questo! Torna qui! Che fa? Esplode? Mi sembrano una di quelle... Sapete di quelle bombe un po' particolari? Non lo so. Luigi! Ho ripreso quello successo. Non è possibile. Ci vediamo appena riesco a toglierlo di mezzo e a superare quel punto. Maledettissimo gelo grosso, come ti ami ne ti chiami. Ok, stavolta è andata. No. Ma quanti ritorni ha? 27 ritorni. No, era quello che avevo lanciato a destra e giustamente è tornato indietro. Non è che lì c'era qualcosa magari. No. Dettaglio, sembra a me o in questo New Super Luigi U quelle specie di quei dadi, diciamo, ti fanno cadere prima giù di sotto, cioè vai giù molto prima con Mario rispetto al New Super con Luigi rispetto al New Super Mario Bros. U. Fatemelo sapere nei commenti, dicevo in queste, vedete, mi sembra si cada molto più facilmente giù di sotto, cioè molto più rapidamente. Guardate dove... Ci sono caduto per sbaglio lì sotto. E meno male ci sono caduto a sto punto, perché altrimenti non l'avevo proprio vista quella parte. Ok, ce l'avevamo già persa una moneta stella, perciò. Bene, io ho rivinto una vita, ne ho perse almeno 25. Qui sotto c'è roba. No, e qui? Scusate, è che le volevo provare, più che altro. Oh, finalmente un potenziamento come si deve. Dai che l'ho ghiacciato. Dai che è ghiacciato. Vai Luigi. Poi Luigi che lui ha il maledettissimo, ha una moneta stella. No! Maledizio, quanto c'è mancato che non volasse di sotto. Qui c'è roba, anche no. Mi avete detto che questi si spaccano. Questo me lo sono ricordato, stavolta. Ok, una volta ogni tanto mi riesci anche a ricordarmi le cose. Vai Luigi. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo vivi. Via dentro, forse, no, quasi. Vabbè, l'importante è essere arrivati almeno fin qui e aver superato tutta la nave, praticamente. L'abbiamo attraversata tutta quanta. Ora, ho potenziamento. In quello normale lui tirava tipo torpedini o pallotto di bile, ora non ricordo cos'erano, torpedini. E bisognava praticamente fargli arrivare direttamente in testa. Adesso, vediamo un po' se ci riesco. Di quanto maledetto che non sei. Dai che la prendi, ok, perfetto. Grandi così, il primo colpo gliel'abbiamo dato. La boss fight è praticamente sì, è identica a quella di New Super Mario Bros. U. Ora, se io ti sparo così, succede qualcosa, no? Te ne frega proprio niente. Ti devo proprio lanciare le torpedini. Va bene, basta saperlo. L'importante è quello. Se io sto qui dovresti colpire direttamente, grandi così, il nostro Luigi, il nostro Bowserino Junior. E Bowser Junior per noi è troppo semplice da dire, no? Allora meglio dire Bowserino Junior, vai un po' più... Ah, ok, a ste torpedini che arrivano dall'alto e da di lato. Cattivissime, tra l'altro 125 secondi, ecco. Questa è una boss fight dove il tempo è veramente molto molto cattivo.
Perché se non ci si muove, se non ci si muove è un casino. No! Yes! 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 Vai così! Torpedini si sono scontrate tra loro e ci hanno permesso di finire la battaglia. Ah, grande Luigi, andata anche questa. Livello bello tosto, eh. Stanno iniziando, siamo più o meno a metà gioco se non erro. E forse addirittura a metà gioco effettivamente. I livelli stanno diventando veramente molto molto difficilotti. Sarà che questo era anche un livello sulle navi e quindi è piuttosto particolare. Però ora sono curioso di vedere cosa troveremo alla giungla gassata, perché vera e propria. Perché è da lì che anche in New Super Mario Bros. U iniziano le prime vere e proprie difficoltà. Almeno per quanto mi riguarda è stato così. È qui che abbiamo trovato veramente problemi ad affrontare i livelli e a superarli. Quindi andiamo direttamente alla giungla gassata e vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Giungla gassata, sì, lo so, l'ho già detto. Ok, le mappe sono identiche a quelle di New Super Mario Bros. U. Perciò non c'è niente di diverso, niente di particolare. Cambiano i livelli e i nomi dei livelli, il che non è poco, obiettivamente. Comunque, ma in quel tubo là sarebbe stato divertente entrarci. Comunque, sulle liane tra i giganti, entriamo direttamente nel primo livello della giungla gassata. Abbiamo 54 one-up, vediamo un po' di non perderle tutte nel corso di 30 nanosecondi. Io provo a fare questo. Yes! Mo vieni qui! Grandi questo modo, una one up subito all'inizio. Qui ci si entra? Sembra di no. Che diamine devo fare per passare vivo dalle varie zone? Mamma mia. Ok. Io sono sicuro di essermi già perso una moneta stella. Sono praticamente sicuro di averlo fatto. Ah, ok, perfetto. Non mi ricordavo se questi si potevano rompere o no con il nostro Luigi. Nah, normale. E quindi ci ho provato, è andata bene. Oh, il fuoco mi piace molto, molto di più in questi livelli. E infatti la prima moneta stella ce la siamo dimenticata, ci ho fatto caso adesso. Ce la siamo dimenticata, ce la siamo persa, non è che ce la siamo dimenticata. Vai Luigi grande. E ora un altro bel salto, mitico, mitico lui. Qui togliamo di mezzo. Non ci credo, la potevo togliere di mezzo. Mi sono fatto fregare in questo modo. Malamente. Una l'ho presa. Ho preso quella sbagliata, dannazione. Credo di aver... Ho sentito il rumore di una moneta stella e la vedo lassù. Quindi una l'abbiamo presa. Se magari Ale ti muovi, visto che mancano solo 17 secondi una volta arrivati al traguardo. Ci è andata piuttosto bene. Meglio così, stiamo riniziando a accumulare one up, vite per il nostro Luigi, per fortuna, è andata bene. Ora il casino è dove diamine è la prima moneta stella. Che io non mi ricordo dove, ma ho chiamato medaglia cometa perché sono soddisfazioni in questo modo. Dettagli, dettagli. Dove diamine è la prima adesso? Allora ragazzi, prima ho notato una cosa. Che qui, che qui c'è la pianta rampicante per salire. Ma c'è anche Luigi Pixel là in fondo, quello me l'ero perso. Perché prima l'avevo aperta al contrario, quindi non ve l'avrò montata quella parte, perché obiettivamente l'avevo aperta al contrario, era un po' inutile. Qui invece devo colpire nel modo giusto, così cioè, perfetto. La cupa gigante, e adesso si può anche tornare via. E lassù c'è un tubo per il mini Luigi. Stanno diventando troppi sti livelli coi tubi del mini Luigi. Maledizione, ci vediamo fuori dal livello. Vediamo un po' di andare agli archi sulle acque velenose adesso. Entrare all'interno. Dai, facciamoci anche questa. Per una volta, non le facciamo mai, dai. Tanto me ne mancano potenziamenti. Quindi usiamole, no, queste casette di Toad. Scegli un blocco, perfetto, me lo ricordo. Abbiamo una stella, abbiamo una stella e una one up. Quindi relativamente utile il tutto. Ok, per ora ce li ho. Per ora. Tra 3 secondi non saprei. Per ora ce li ho ancora. Sì, ce li dovrei avere. Perfetto. Fatemi andare a prendere questa stella e questa one up. Oh yes. Grandi così. Per ora sono ancora semplici. Però avete visto che già rispetto all'inizio del gioco hanno già iniziato ad accelerare. Hanno già aumentato la loro velocità. E aumenteranno sempre di più andando avanti. Quello è il problema. Comunque, questa è andata, questa casa di Toad. Facciamo gli archi sulle acque velenose. Vediamo un po' come hanno realizzato questo nuovo livello. Sono veramente curioso. Che bello. Ma che bello.
Che bello un po' meno, mi stava per trascinare nel nulla. Quindi, insomma, bello relativamente. Allora, qui come... No! Si sa come... Ah, ok. Si sa come, ma sono rimasto vivo. Sinceramente non ho idea del come e il quando, ma è andata. Adesso... Oh, finalmente una bella ghianda ci voleva. Il nostro Mario scoiattolo volante che adesso se ne fregherà di tutto e andrà avanti. Forse. Si spera non morendo. Lì. No! Questo maledetto coso. No, torna. Come? Che c'è qui? No. Ah, quello è arrivato. E che me ne faccio? No, aspetta, aspetta, aspetta. Torna indietro. No! C'è un tubo. Vai, 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 vai. Visto. E lì c'è un'altra moneta stella, tra l'altro, là a destra. Che me ne faccio io di sto tubo? È un'uscita segreta o è una moneta stella? È l'uscita segreta. Che figata, ok. Concludiamo il tutto, quindi. Perfetto, c'era un Luigi Pixel, ho visto male, che andava su con la bandiera. Vi giuro che mi è sembrato rivederlo, non so se è stata un'allucinazione mia oppure c'era davvero. Comunque, magari ricontrollate anche voi. Voi forse mentre guardate il video siete decisamente più attenti di me mentre lo sto giocando, quindi magari se c'era lo avete sicuramente visto. In ogni caso abbiamo aperto l'uscita segreta, è apparso un ruboniglio che per il momento non ci interessa, voglio prima finire questo livello, prima di andarcelo a fare, anche perché se no non ha senso. Ci troviamo lì dove ho aperto, oddio, vi posso anche far vedere come fare a far velocemente questa parte in teoria. Anche il fatto che lì non c'è assolutamente niente. Comunque, facendo così, come potete vedere, si va veramente a palla e si ritorna, in men che non si dica, da questa parte. Quindi, se lo volete fare in maniera molto veloce, ecco, questo è un sistema. Almeno ve l'ho mostrato. Ora, bravissimo Luigi. Noi torniamo indietro. Saliamo. No! Mamma mia, stavo per rimanerci. Questa non dovevo farla! Ho visto la moneta stella. Se sto qui la dovrebbe prendere. Ah. Vai! Cattivissima questa era, maledetto. Ok, no, vai, torna giù. Perfetto, altra one up presa. Siamo ritornati, siamo andati a 61 addirittura. Bene, 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 ottimo, ottimo. Tutte le one up e le vite che avevamo perso nel primo livello di questo video. Anzi, sì, nel primo livello di questo video, nella nave, sono sistemate, per fortuna, perché ne avevo perse veramente troppe. Io direi di fare il ruboniglio a sto punto. Già che ci siamo, sulle liane tra i giganti, vediamo un po' di prenderci sto ruboniglio e toglierlo di mezzo. Almeno ce l'abbiamo, anche di questo mondo. Altrimenti mi tocca fare come in New Super Mario Bros. U, mi tocca rifarli successivamente. Ma perché? Usiamo la stella che abbiamo appena preso per prendere il ruboniglio, men che non si dica, si spera, senza volare un'altra volta nel veleno. Dovrebbe essere veleno, mi avete detto, quell'affare schifoso viola in terra. Ok. Guardate dove sono rimasto. Non so se l'avete visto di quanti millimetri non siamo di nuovo volati in quella melma schifosa viola che dovrebbe essere veleno, ripeto. Mamma mia, l'importante è averlo preso. Ok, ok, ok. Intrico dei pungipalla. Pungipalla, io non sopportavo molto bene i pungipalla, da quello che ricordo. Vediamo un po' se... Ah, riusciamo a fare... Qualcosa di buono, sembra di sì. Andata. Ora, che non ci fosse neanche una moneta stella in questa zona mi pare molto molto strano, francamente. Manco una, no? Neanche qui? Proprio niente? C'è qual quadra che non cosa... Oh, mamma mia. Ho rischiato, ho voluto rischiare, ci sono quasi rimasto. No! Ma allora! Stai fermo! Come... Ah, ci volevo arrivare! Non ci arrivo mica ora così la sua al P. Forse un potenziamento... A parte... No, ci si arriva così, ok, è andata bene. Ma come... No, vai, Luigi, c'è anche di là! Ah,
Me lo son perso. Ok, ritorno indietro. Magari c'era un potenziamento qui in questo bloccone gigante interrogativo. Esatto. E ci serve effettivamente. Il casino è che mancano già 35 secondi. Io sono mostruosamente indietro. E sono andato direttamente su una spina. Ma proprio bene, bene, bene sopra la spina. La nazione. E ho perso troppo tempo a cercare la prima moneta stella dove non era. Allora, vediamo un po' di stare qui un attimo. Fare così, poi salire via e andare lunghi di qua, perfetto. Grandi in questo modo. Ora, se io sto qui sopra dovrei essere... Non ero al sicuro, pensavo di essere al sicuro e non lo ero. No! Mamma mia, quanto ci è mancato, vai su! Grande Luigi, perfetto. Adesso... No! Maledetti cosi! Ah! Allora, le monete stella ce le abbiamo tutte, quindi posso tranquillamente procedere e forse arrivare... Molto forse alla fine del livello, al traguardo. Ah, che sudata questo. Questa è stata una vera e propria sudata, mamma mia. Calvario. Importante comunque averlo superato, anche abbastanza agevolmente, nel senso, cioè, per quanto riguarda almeno il trovare le monete stella, ce l'abbiamo fatta abbastanza bene. Io direi di farci anche questo prima di salutarci. Dai, torre del serpentone. Almeno dividiamo in due proprio il mondo. E perché c'è stato quel plus di uno in più. Accidenti a me quando ho detto che lo faccio. Era meglio se non lo facevo. Ma dove? Effettivamente. Ecco. Ok, ci si arriva in questo modo. Io qui intanto ho sbloccato forse un potenziamento. Sembra di sì. Ah, questa ci voleva proprio, questa. Dov'è la fregatura esattamente? Ci deve essere una fregatura da qualche parte e non so dove. Ok, l'ho vista. Vai su. E qui che faccio? Sto a aspettare il serpentone, obiettivamente. Non è che posso fare altrimenti, quindi facciamo in questo modo. No! Vai! No, aspetta. C'era un passaggio segreto. A parte il fatto che qui c'è una moneta stella al 90%. Non da qui forse, ma qui sotto. Devo provare a fare una cosa, ragazzi. So che mi costerà parecchio, ma... No, non ci si va? Sì che ci si va, c'è una warappa. Che ne ho preso? Dettagli. Terza moneta stella. Vai così però. No. Ale, muoviti, dannazione. La warappa non l'ho presa, ma è andata. Non c'è. Cioè, ma aspettavo il potenziamento. Ma aspettavo il potenziamento col fuoco. Vabbè, lo facciamo così, la boss fight. La facciamo così. Mamma mia, che rischio. Ok, 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 è andata. Ho fatto una cosa giusta. Ogni tanto mi riescono anche a bere le cose giuste, per fortuna. Bene, così. Ah, pensavo che ci si dovesse andare prima che arrivasse il serpentone in cima, alla sinistra. Invece ci si andava anche come ho fatto adesso. Cioè, ci si andava come ho fatto adesso, non anche. Quindi ho scelto la cosa giusta. Ho fatto la cosa giusta. Ora, non è che potresti risaltare alla grande così. Praticamente, teoricamente lo avremmo finito anche senza i 100 secondi aggiuntivi. In 13 secondi abbiamo fatto la boss fight. Se non mi ricordo male siamo entrati a 115 secondi, credo, dentro a questo livello. Cioè, alla parte della boss fight. Quindi alla grande così. Mancavano 15 se non erro alla porta. Ah, andata anche questa. Certo che voglio salvare. Vorrei anche vedere, obiettivamente, che voglio salvare. Non ricordo se qui c'erano altre uscite segrete da qualche parte. Perché mi pareva di ricordare un'altra uscita segreta da qualche parte. Forse non qui, forse più avanti. Magari scrivetemelo nei commenti. In ogni caso, con questo episodio di New Super Luigi U ci possiamo salutare qui. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter, seguirmi su Instagram e Telegram e aggiungermi agli amici di Steam, PlayStation Network e Wii U. Ho la lista amici Nintendo Switch piena, lo sottolineo, a caratteri cubitali, eccetera. Fate quello che volete, ma ricordatevelo, vi prego. Purtroppo non posso aggiungervi, fosse per me lo farei, non ci sarebbero problemi. Vi ricordo anche, se vi va, di condividere questi video sui vostri social e lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Ciao!